parla del bombardamento su Kiev da parte di Putin, le tensioni con Zelensky, ma c'è in realtà il primo piano, il tema economico, quello del taglio del cuneo fiscale, il salario minimo, ma anche vedremo tra poco il tema dei rincari. Il Mattino titola La super beffa del super bonus, il governo abbandona famiglie e imprese nel bel mezzo delle ristrutturazioni, l'accusa del CNA, le continue modifiche normative, 5-6 mesi di Draghi bloccano la cessione dei crediti nelle banche, così le imprese non riescono più a monetizzare e fermano i lavori, 33.000 aziende sull'orlo del fallimento, ben 150.000 lavoratori a casa.